È un disastro. La regione ridurrà di almeno la metà i finanziamenti per i rifacimenti delle spiagge. Ci saranno dunque pochissime risorse a disposizione. È l'allarme lanciato da Oasi Confartigianato di Fano, che denuncia inutili burocratismi che rendono problematica ogni forma di movimentazione della sabbia e della ghiaia. La stagione balneare sta per iniziare, dicono, ma agli operatori non viene data la possibilità di ripristinare gli stabilimenti erosi dalle violente mareggiate dei mesi scorsi. Adesso lì avevamo dei cumuli di sabbia vagliata dall'ASAT, che gli operatori sarebbero stati disponibili anche a dare ad altri operatori colpiti dall'erosione, ma purtroppo non si è potuto fare niente perché il comune non ha potuto autorizzare, perché c'è questa delibera della Giunta regionale delle Marche molto molto rigida, che prevede che per ogni trasporto di sabbia da un rene all'altro ci sia il progetto addirittura e ci sia l'analisi dell'ARPAM, e quindi non si è potuto fare niente. Poi adesso tra l'altro gli operatori balneari hanno iniziato a sistemare le spiagge, a livellare gli arenili, a fare i lavori di sistemazione, perché hanno i plinti dei capanni scoperti, gli impianti tecnologici scoperti, e hanno iniziato a fare questi lavori e già gli organismi di controllo sono lì a monitorare, a controllare, a filmare, come se questi operatori balneari che stanno cercando di approntare questi elementi in vista della prossima stagione siano quasi dei criminali. Oasi Confartigianato non garantisce inoltre che gli operatori riescano a sistemare gli stabilimenti in tempo per il 30° anniversario del gemellaggio con la città di Rastatt, che si terrà a metà maggio prossimo. I gentili ospiti tedeschi dovranno vedere i plinti scoperti e purtroppo gli impianti tecnologici scoperti, perché non possiamo mettere la sabbia, perché siamo in difficoltà per tutta una serie di problematiche create dalle istituzioni, e le istituzioni stesse non fanno niente per almeno risolvere, contribuire a risolvere questi problemi.